Bentornati a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Pighetto, come ben sapete, e oggi sono qua, di nuovo nell'angolo del nerd, per introdurvi un nuovo manga. Un manga speciale, un manga che ai tempi, quando lo lessi, mi impressionò, mi fece rabbrividire, mi fece effettivamente paura, per quanto tutti noi sappiamo che un manga è pur sempre solo un fumetto. Un insieme di immagini e di battute. Oggi, come avete detto dal titolo, sono qua per introdurvi Osama Game. Osama Game, come ho appena detto, è un manga horror psicologico basato su un plot molto semplice e su una trama a dir poco agghiacciante. Di tale fumetto esiste anche un film, tuttavia. Da buon intenditore sono andato a vederlo e non trae spunto specificatamente da questo fumetto, tant'è che infatti ha perso molto del suo succo. Tuttavia, la base di questo fumetto non l'ha perduta e la base di cui sto parlando è il cellulare. Esattamente lo strumento più comune nella società moderna. Ovviamente questa è soltanto una cosa, essendo io che sto registrando col cellulare. Perché vi sto dicendo tutto questo? Beh, ora ve lo spiegherò. Prendete una classe di un qualsiasi liceo o scuola superiore. Ponetevi tutti nella medesima condizione di felicità. O è un bel inizio, non trovate? Mettete poi che un giorno tutta la classe, nel medesimo istante della giornata, ovvero la mezzanotte precisa, riceva un messaggio, un SMS, su cui tutta la classe viene invitata a partecipare ad un gioco in cui le regole sono semplici, non ci si può rifiutare di partecipare, non bisogna trasgredire le regole e tutti gli ordini impartiti da questi messaggi sono imperativi. E vanno tutti, e dico tutti, obbediti e portati a termine entro 24 ore, o anche meno in alcuni casi. Ponete caso che la classe in un primo momento non capisca, e ponete anche il caso che man mano che il gioco prosegue, gli ordini diventino sempre più folli. E chi si rifiuta? Beh, trovate voi la risposta. In totale, questo fumetto conta due serie. La prima, scritta da Nobuaki Kanazawa e disegnata dai Torirenda. La prima serie si presenta così. Graficamente possiamo quasi definirlo uno stile realista. Infatti il disegno è molto curato e soprattutto le fisionomie e i dettagli sono fatti in modo da ritrarre volti più simili alla realtà che ad un fumetto o ad un cartone animato. Mentre invece la seconda si presenta così. Come vedete, lo stile già della copertina è decisamente diverso da quello della prima. Lo scrittore è sempre lui, Nobuaki Kanazawa, mentre invece il disegnatore della seconda è Renji Kuriyama. Curiosità. Parto subito con una bella curiosità che vi interesserà per poi illustrarvi due fumetti nel loro corpo. Ovvero il protagonista. Sapete, è una curiosità a cui io all'inizio non avevo fatto caso, ma poi ho dovuto prenderne consapevolezza. Il protagonista di tale storia è lo stesso scrittore, Nobuaki Kanazawa. Stesso nome, stesso cognome. Devo dirlo, lo scrittore ha avuto una bella fantasia a mettersi nei panni del suo stesso protagonista. Tuttavia, è particolare la volontà di questo di prendere due disegnatori diversi per le due serie. Il primo, sotto la copertina,
Quindi prima serie con dietro la copertina insanguinata ed un messaggio. Si presenta così, con gli stessi ideogrammi e lo stesso messaggio, il re ordine, riportato sul retro della copertina. Aspettate che li metto tutto a posto. Con molta calma, perché dopo vi spiegherò il perché di tutta questa premura per questo specifico fumetto. Mentre il secondo si presenta davanti così e dietro con questa maschera, maschera che troverà il proprio significato nel corso della lettura e che all'interno si presenta così e con la copertina di retro completamente nera. All'interno del fumetto anche è presente sempre il regolamento del gioco, che qua purtroppo non si vede, ecco, e che ora vi vado direttamente a leggere. 1. L'intera classe è tenuta a partecipare. 2. Ciascun ordine che il re impartisce via mail va eseguito tassativamente entro 24 ore, a partire dal momento in cui viene dato. 3. Chiunque sarà responsabile di disubbidienza o di mancato adempimento degli ordini riceverà una punizione. Non è in alcun modo possibile ritirarsi dal gioco del re prima che esso sia giunto alla sua naturale conclusione. Queste sono le quattro regole ribadite in ogni singolo messaggio inviato alla classe. E qui c'è una piccola questione, una piccola domanda che mi piacerebbe porvi per stuzzicare un po' la vostra curiosità. Se ad un certo punto tutti i vostri amici o mettete le persone più care che avete, iniziassero a morire una dopo l'altro e vi fosse chiesto per un'intera giornata di non piangere, cosa pensate che accadrebbe? Devo dirlo, quando l'ho scoperto avevo la pelle d'oca, lo ammetto. Mentre invece una curiosità che metterà la pelle d'oca a chiunque sia ormai tra di voi interessato a tale acquisto è il prezzo. Questo, come potete vedere, come vi ho mostrato, è un manga molto ben curato, molto interessante, ma soprattutto disegnato da mani esperte. Ogni copertina si vede che è curata, si vede che c'è stato del lavoro dietro diverso dal lavoro di una copertina qualunque. E quanto costa tutto questo ben di Dio, questo lavoro, questo impegno, questa storia? Quanto costa? Ebbene, costa 7,50 € l'uno. Io personalmente ho comprato in stock la prima serie. Quel giorno là spesi i migliori 50 euro della mia vita. E con altrettanti soldi ho acquistato la seconda serie. Ne valsa la pena? Ovviamente sì, altrimenti non sarei qua a recensirvela. Con l'augurio e la speranza di aver stuzzicato il vostro interesse, termino qua la recensione. Spero di esservi stato d'aiuto, spero di avervi incuriosito e spero davvero che Osama Game possa presto entrare nelle vostre vite. E mi raccomando, non cercate di cancellare le mail e non bloccate ne nemmeno nell'entrata. Potreste ricevere una punizione a vostra volta. Ordine numero 7. È richiesta la partecipazione di tutti gli studenti maschi. Seguendo l'ordine indicato sul registro di classe, ciascuno a turno dovrà pescare dei foglietti a scelta da un minimo di 1 a un massimo di 3 da un mazzo di foglietti numerati da 1, il primo in alto a 100, l'ultimo in basso. L'operazione dovrà ripetersi finché non rimarrà l'ultimo foglietto con il numero 100. Chi sarà di turno e lo prenderà riceverà la punizione. In caso l'ordine non dovesse essere eseguito o fosse eseguito solo parzialmente, la punizione ricadrà su tutti i ragazzi al completo. Vi auguro buon divertimento. Nota: la punizione prevista per questa volta è l'infarto.